Vodafone è un'azienda molto orientata all'innovazione, soprattutto per il mondo delle aziende, dove noi vogliamo portare grandi miglioramenti nei processi per rendere i nostri clienti ancora più efficaci e più efficienti. L'innovazione sarà il futuro di questo paese. Stiamo investendo su tante aree, una delle aree più importanti è anche quella dei sistemi di pagamento. Guardi, le faccio vedere, questo è un wallet per cui oggi i clienti, i nostri clienti, le partite IVA possono nel negozio pagare semplicemente usando un POS totalmente su rete radiomobile, comandato da un tablet o anche da uno smartphone. Questo è un esempio concreto di innovazione perché non solo si riesce a risparmiare, ma si riesce a gestire questi strumenti di pagamento in qualsiasi posto dove si trova l'attività economica. Noi sul Trentino poi in particolare investiamo molto perché è una terra molto prolifica che ha molto voglia di innovare e noi abbiamo annunciato un investimento importante di ulteriori 80 milioni per potenziare la nostra rete. E noi abbiamo due aree di investimento, sono la rete mobile 4G che è l'alta velocità in mobilità. Noi in due anni arriveremo al 90% di copertura anche in Trentino, questo è il nostro impegno, e poi porteremo la fibra in tantissime città anche del Trentino, perché dare più connettività si costituisce il sistema nervoso del paese sia su rete fissa che su rete mobile, perché la grande innovazione si veicolerà attraverso i dati e Vodafone è molto concentrata nel dare il meglio dell'innovazione alle aziende. A livello di comunicazione noi ci muoviamo con l'idea di trasferire ai nostri clienti il fatto di essere i migliori partner, non solo perché abbiamo la tecnologia è importante, un abilitatore, ma di per sé non è nulla, la tecnologia è fatta di persone e noi diamo una grande attenzione alle persone sia che lavorano in Vodafone ma che lavorano con Vodafone in altre realtà e che ha tutto il contesto sociale, perché crediamo fortemente che il fattore distintivo anche di un paese sia la qualità delle persone e in futuro le persone in Italia, anche i giovani che studiano, avranno un grande spazio di lavoro con noi o con società che lavorano per noi e sono il vero elemento differenziante.